Ciao a tutti ragazzi, io sono Gaia, per chi ancora non mi conosce, e questo è Senza Trucco, il mio canale in cui si parla di cosmetici naturali a tutto tondo. Oggi ci occupiamo di una nuova recensione molto molto attesa e quindi parliamo di make-up con Boninci. Vi recensisco oggi tutta la linea Deborah Formula Pura, la nuova linea di Deborah con Boninci che molti di voi mi hanno richiesto, quindi ovviamente sapevo che l'inci era buono, ora andremo ad analizzare nel dettaglio che cosa contengono questi prodotti e poi alla fine del video vi farò vedere come ho realizzato questo trucco con i trucchi che ho acquistato con i prodotti della linea Deborah Formula Pura. Non sono proprio tutti, ma una gran parte di prodotti li ho voluti testare per voi, quindi vi dirò come mi sembrano, se vale la pena davvero acquistarli. Però ovviamente prima di cominciare fatemi sapere se vi piace questo video con un bel pollice in su e ovviamente non dimenticate di iscrivervi attivando il campanellino per le notifiche e inoltre vi ricordo anche di seguirmi su Instagram Senza Trucco YouTube per avere tutte le anteprime sui nuovi video, oltre anche a ulteriori dettagli. Quindi iniziamo subito con la recensione. Io sono stata da Acqua e Sapone. Questa è una linea che vendono quindi al supermercato, nelle migliori profumerie, insomma Deborah è una marca che si trova ovunque, quindi ho analizzato tutta la linea Formula Pura per voi. Ci sono tantissimi prodotti, abbiamo mascara, BB cream, fondotinta, correttore, ombretto, cipria, terra, blush, rossetti, burro cacao, anche gli smalti, l'acqua micellare, il latte detergente, il gel struccante, le matite per le labbra, c'è davvero di tutto. Quindi andiamo a vedere che cosa contengono questi prodotti. Cominciamo innanzitutto dagli ombretti. Sono degli ombretti, diciamo, monocolore. Ci sono di diverse colorazioni e sono praticamente senza parabeni, senza siliconi, senza petrolati e senza fragranze. Infatti tutta la linea ha questo odore molto forte di vaniglia, che non è altro che vanillina, la vanillina alimentare che si utilizza anche per fare i dolci, quella che ho utilizzato io in vari miei cosmetici fatti in casa. Non so se vi ricordate, tanti anni fa io avevo fatto il dupe lucida labbra di MAC perché ce l'avevo a casa e siccome nell'inci c'era proprio messo vanillina, allora io avevo inserito dentro la vanillina. Anche in un burro cacao, non vi ho mai fatto il video, ma un burro cacao in stick che vi ho fatto vedere in un Get Ready With Me l'anno scorso, sempre a Natale, avevo inserito la vanillina, quindi è davvero un'ottima fragranza, un ottimo profumo, un ottimo aroma totalmente naturale che non può fare allergia, quindi non essendoci le fragranze non fanno allergia. Gli ingredienti sono davvero pochi, semplici, non contengono nemmeno il talco, che ultimamente ha suscitato qualche dubbio circa la possibile qualità cancerogena, e quindi contiene mica, che è proprio la polvere di colore, se può essere anche bianca, sapete le miche che utilizzo per fare i miei trucchi in casa. Poi abbiamo quest'olio che è l'Octide de Chill Steroil Stearato, che è proprio un olio che è un estere più che altro, inci verde, che serve a compattare, idem il magnesium mistriate, e poi questo aluminium starch octenosuccinate, già ve l'avevo detto, non è altro che il dry flow, quindi questa polvere di amido bonificato che dà un effetto molto opaco. E poi abbiamo il tocoferil acetato, insomma questi conservanti e tutti questi codici C con i vari numeri sono, infatti ci ho messo prima più o meno le diverse colorazioni che potete trovare nella linea, quindi vi danno già e tutte le varie colorazioni. Infatti nell'inci c'è scritto di tutti gli ombretti, del numero 01, 02, 03 e sotto 05 e 06, quindi davvero un inci pulitissimo e semplicissimo. Le colorazioni sono bianco, bronzo, marrone e poi abbiamo quella specie di azzurrino, rosa antico e nero, quindi davvero ci sono tanti colori carini. Poi abbiamo il fondotinta Deborah Formula Pura che ho acquistato e che vi dirò come funziona, anche questo con un buonissimo inci, e contiene, ve lo leggo da qui perché è un po' piccolino, contiene, è un'emulsione e nell'odore anche un po' simile a quello che facevo io, acqua, coco caprilate, caprate, che è un estere a inci verde, parliamo tutti ovviamente prodotti a inci verde, stessa cosa per l'undecane, contiene invece il talco questo. Poi abbiamo il polyglyceryl 3D Sostrate, che è un emulsionante barra solubilizzante, e
altri solubilizzanti esteri e diossido di titanio, che è la polvere che dà scrivenza ai nostri fondotinta, ai nostri correttori, ai nostri rossetti. Poi abbiamo la silica, che è una sostanza opacizzante a inci verde. Poi c'è del sale, un emulsionante, la lauroillisina, che è una polvere dall'effetto molto setificante, uniformante, che io utilizzo anche per il make up. Ve l'ho fatta utilizzare nella cipria per fare il baking, tipo quella della Laura Mercier che ho fatto in casa, quindi eventualmente andate pure a spignattare. Poi olio idrogenato di ricino, glicerina, estratto di tarassaco, estratto, no, cera di acacia, cera di girasole, penso, sì, una cosa del genere, olio di semi di girasole, e olio di jojoba, estere di jojoba, lecitina idrolizzata, che è anche un emulsionante, magneto stearato, che è un emulsionante, e fenossi etanolo. Questa è l'unica cosa che è un po' lì così, però io non ci ho visto mai niente di così male nel fenossi etanolo. Poi tocoferolo, etil vanillina, perché come sapete la vanillina si solubilizza o nell'acqua oppure nell'alcol, diciamo. E poi abbiamo il Capril Glycol, che è un solubilizzante, e poi abbiamo, diciamo, conservanti e tutti i vari codici di colore, quindi inci perfetto, vi dirò come mi sembra. E poi c'è anche la BB Cream formula pura, che è un inci molto molto carino, sempre fatto, diciamo, molto simile al fondotinta, però non contiene lo stesso diossido di titanio del fondotinta. Infatti c'è quello nano, che penso sia una sorta di protezione solare. Sì, infatti c'è il fattore 20 di protezione solare, perché quella nano, come vi dicevo nello scorso video sulle creme viso Eurospin, quando c'è diossido di titanio nano non è la polvere che serve per il make up, ma è quella che serve come filtro di protezione solare. Poi non c'è altro diossido di titanio, quindi ovviamente non avrà la stessa coprenza del fondotinta, è soltanto proprio quello che vi dicono loro, una BB cream che leviga, corregge, riforma, idrata e protegge, ha diversi estratti carini, e quindi anche questa super promossa. Poi abbiamo il fondotinta compatto formula pura, che ho acquistato, che vi dirò come mi sembra, che è anche un inci molto carino e pulito, che contiene mica, ossido di zinco, che è un'altra polvere bianca, serve sempre di base per fare i trucchi, etilexil stearato, che è quest'estere che serve per compattare, così come il magnesio mistriato, quest'altro estere, la laurillisina, che vi ho già detto poco fa, l'olio di canola, e poi abbiamo, insomma, tutti questi estratti, la fragranza naturale, che è la vanillina disciolta in questa sorta di alcol, e poi abbiamo anche il retinil palmitato, che è ottimo, che è un antiossidante, e i vari codici di colore, quindi è davvero un inci perfetto. Poi c'è anche la cipria formula pura, che ho pure acquistato, che è questa qua, e contiene proprio un inci piccolissimo, mica caolino, che è l'argilla bianca e amido modificato, quindi dry flow, questo aluminium, starch, eccetera eccetera. Poi abbiamo diversi oli, tra cui anche l'olio di semi di girasole, Simonidis achiensis seed oil, poi la vanillina, il tocoferil acetato, l'acido sorbico e le varie colorazioni che potreste trovare. Poi non è della linea formula pura, ma è della linea Deborah normale, c'è anche il fondotinta perfect and natural con senza siliconi, petrolati, parabeni e acrilati, che ha pure un buon inci, però ha il fattore di protezione che non ha un ottimo inci. Questa è l'unica cosa che non va bene, perché poi non ha silicone, non ha paraffina, non ha parabeni. Questo è pure un ottimo prodotto se non trovate la linea formula pura e state cercando un fondotinta. Poi andiamo al resto dei prodotti. Il rossetto della linea formula pura, che ho anche acquistato nella colorazione 07, che è un ottimo inci, non contiene paraffina, al solito parabeni, ma ha proprio anche il burro di karité e gli insaponificabili di karité, che sono proprio dei derivati del burro di karité che proprio idratano tantissimo le labbra. Poi contiene anche l'insaponificabile di olivo, quindi ne ha due tipi, e poi c'è anche l'olio di argan, l'olio di albicocca, l'estratto di foglie di rosmarino. C'è davvero un inci ottimo, non ha un effetto super opaco come potete vedere, però è davvero un ottimo rossettino. Poi abbiamo
abbiamo anche la terra compatta in quattro colorazioni e contiene mica, dry flow, quindi questa polvere opacizzante, magnesio carbonato, che è una polvere compattante che io vi feci utilizzare tanti anni fa quando vi ho fatto fare gli ombretti compatti e tutto con Bonici, questo octide decil steroil stearato, che è un estere a inci verde, magnesium mistriate, estere a inci verde, olio di semi di jojoba, lauroillisina, questa polvere molto bella, dal tocco molto setoso, vanillina, tocoferil acetato e acido sorbico e i soliti codici di colore, quindi anche questo super promossa. Poi abbiamo il fard, sempre in quattro colorazioni, 1, 2, 3 e 4, con ottimo inci che è praticamente identico a quello di prima, quindi nemmeno ve lo leggo perché è proprio uguale. E poi abbiamo il correttore che ho invece acquistato, eccolo qua, nella colorazione 01, vi dirò anche questo come copre, se davvero funziona o meno. Qua sta cambiando la luce perché c'è una bufera di neve fuori, è una cosa assurda, anche in Sicilia nevica, ma io sto tipo a 600 metri di altezza, quindi ogni tanto capita. E contiene all'inizio subito degli esteri, poi abbiamo la cera candelilla, la cera di riso, la silica, quindi questa polvere opacizzante, infatti non ha un effetto troppo lucido, poi abbiamo la cera carnauba, e insomma poi tutti questi altri oli, queste sostanze idrogenate, tutto con buonissimo inci. Abbiamo anche qua tra gli attivi, diciamo, insaponificabili di karité, davvero ottimo, davvero davvero un ottimo correttore, anche questo in quattro colorazioni. Poi c'è anche il balsamo labbra colorato, cioè sia diciamo in colore che colorato, mio Dio sta nevicando, è bellissimo, sono emozionata, ora vi metto qualche immagine, solo impressione. Ecco che cosa sta succedendo mentre registro il video sulla linea di Deborah Formula Pura, penso di avere la neve ovunque, c'è una bufera, quindi sì, pure in Sicilia nevica, è bellissimo, sono emozionata, forse ci sono meno uno o meno 2 gradi, è troppo bello, quindi adesso torno dentro che vi devo recensire gli ultimi prodotti con la neve sulla testa e niente, ci tenevo a farvelo vedere. Che ha davvero un ottimo inci, contiene olio di ricino, contiene tra i vari attivi, perché comunque ha un ottimo inci, anche l'estratto di zenzero, l'estratto di altre piante, insomma è davvero buonissimo, quindi è anche un buon burro cacao barra rossettino molto morbido. E poi abbiamo anche il tonico idratante, quindi appena vi siete struccati mettete questo tonico, è veramente ottimo, che ha un buon inci, davvero un buon inci, acqua, glicerina, estratto di questa pianta che in questo momento non ricordo che cos'è, il pantenolo, quindi la provitamina B5, olio di argan, gel di aloe vera e tra gli altri estratto di peonia, tra gli altri diciamo attivi, e anche il retinil palmitato, giusto, davvero ha un ottimo inci, un ottimo tonico. E così anche come il latte detergente, quindi è un'emulsione che contiene tra i tanti oli pregiati olio di mandorle dolci. E poi, però non vi preoccupate perché è a risciacquo, cioè poi voi dopo che vi usate il latte detergente vi dovete lavare il viso obbligatoriamente, se no vi resta tutto spalmato sul viso. Poi c'è anche l'olio di semi di girasole, l'olio di argan, il gel di aloe vera, l'estratto di peonia, le maltodestrine, la vitamina E, davvero un ottimo inci, ottimi conservanti. E poi c'è anche il gel struccante formula pura con un ottimo inci, scusate, è messo per intero, che contiene acqua e vabbè glicerina, questo è proprio un gel, non è un'emulsione. Poi olio di argan, gel di aloe vera, bisabololo, il bisabololo è derivato dalla camomilla, è una cosa super lenitiva, estratto di peonia, sempre maltodestrina eccetera eccetera, e poi basta, ma comunque un ottimo inci. E poi ci sono anche gli smalti che, sebbene non possono essere naturali perché comunque sono vernici, hanno un ottimo inci perché non contengono sostanze dannose, sono davvero carini. E quindi questo è quanto, questa è la recensione di tutti i prodotti della linea Formula Pura. Adesso passiamo al make-up, quindi vi faccio vedere come funziona e che cosa ne penso. Ed eccomi qua, sveglia da poco, mi sono soltanto lavata e vestita, quindi non vi spaventate. Poi, insomma, in questo periodo dopo le feste mi è anche spuntato qualche bruponetto per, penso, le abitudini alimentari leggermente esagerate, ma si sa, Natale, Capodanno, ho un po' esagerato. Quindi cominciamo, io come prima cosa vado a mettere al posto della crema viso come primer, diciamo, il mio gel di acido ialuronico fatto in casa. Se volete sapere come si fa, vi lascio il link nel box informazioni. Questo è quello a 2 pesi molecolari, quindi ci sono 2 tipi di
acido ialuronico differente, molto molto idratante, molto lisciante, molto pregiato. Cioè, se questo lo doveste comprare vi costerebbe tanto, invece ve lo fate in casa e vi costa davvero poco, quindi ve lo consiglio assolutamente. Ovviamente se avete la pelle secca o comunque anche normale, mettete una crema viso. Oggi tra l'altro nevica, sì lo so, in Sicilia nevica, io però sto a Caltanissetta che è tipo sui 600 metri di altezza di media. Sicuramente vi sta passando qualche immagine sull'impressione della bufera che c'è in questo momento, perché poco fa sono andata a fare video, l'ho postato su Instagram. Quindi adesso, una volta che si è asciugato, perché logicamente si asciuga subito, vado a mettere il fondotinta. Quindi questa è la primissimissima volta in assoluto che lo utilizzo. Vediamo com'è. È molto molto fluido, però non è tipo l'acqua di tinta, cioè è un po' più denso. Vado ad applicarlo, levo i capelli davanti. Già comunque se l'ha assorbito, quindi comunque si vede che è molto molto fluido. L'odore sul viso è magnifico, però non mi sembra che stia coprendo chissà quanto, cioè mi sembra molto molto naturale l'effetto, quindi comunque per tutti i giorni va bene. Nonostante la spugnetta sia bagnata, già l'ho precedentemente bagnata anche perché l'ho lavata, quindi è già rimasta umida, se lo sta assorbendo tutto, quindi non oso immaginare se fosse stata asciutta. Lo sfumo anche sul collo. Allora, il colore mi sembra perfetto, la sensazione sul viso è di non essere completamente truccata, ma proprio assolutamente no, non mi sento per niente truccata, quindi mi ricorda tantissimo i fondotinta fatti in casa da me, il fondotinta mio liquido che proprio non si sentiva, non so chi di voi l'ha fatto, e anche l'odore, sebbene ci sia questo odore tipo di vaniglia molto dolce, comunque io riesco a sentire per esperienza, molti di voi sicuramente non se ne accorgeranno, l'odore tipo dei solubilizzanti, tipo del Biosol, ci sarà sicuramente qualcosa del genere. Ora con voi vado ad analizzare l'inci, però ovviamente ci saranno dei solubilizzanti a inci verde, quindi proprio sento l'odore. Ora, siccome ha coperto poco e niente, vado ad utilizzare il correttore, questo è lo 01, il fondotinta invece era lo 02, era qua sul tappo, 02. Quindi vado a vedere come copre questo correttore, vediamo se è coprente quanto quello che avevo fatto io, che eventualmente vi invito a guardare. Allora, di scrivere scrive, però il mio già alla prima, già ho toccata, era molto più scrivente. Si vede che questo è un po' più duretto, però adesso dobbiamo vedere anche come copre. Quindi faccio le occhiaie, è molto chiaro, però io comunque, siccome la cipria è un po' più scura, ho voluto evitare di prendere un correttore troppo scuro. Copriamo qua, facciamo i bordi del naso. E poi mi sembra che altre imperfezioni, almeno in questo momento, io non ne vedo. Quindi vado di nuovo a sfumare. Allora, copre, però non è una cosa proprio super coprente come ci si aspetta magari da un correttore stick, però la sensazione è sempre molto molto leggera, logicamente non ci sono silicone, non ci sono paraffine, quindi è una bellissima sensazione per tutti i giorni. Non so a voi l'effetto come sembra, sicuramente è una base molto molto naturale. E adesso vado con la cipria. Come vi ho già detto, io ho comprato sia il fondotinta, questi già invece li ho usati perché l'ho presi qualche giorno prima, sia il fondotinta, questo è il fondotinta compatto in polvere, sia la cipria. Qua è tutto, diciamo così, perché c'era uno scotch sopra, non sono riuscita a levarlo, ora vediamo se per la recensione ci riesco.
E praticamente questi sono i colori più chiari. Questo è lo 01 e questo è pure lo 01, ma comunque sono molto molto più scuri della mia carnagione, quindi purtroppo per essere dei colori chiari sono sempre scuri, è un peccato, e vengono forniti di queste spugnette. Quindi adesso io farò mezzo viso col fondotinta e mezzo viso con la cipria, così vedete qual è la differenza, se c'è una differenza. Cominciamo con il fondotinta, che viene provvisto di questa spugnetta in silicone, questa diciamo un po' più morbidina, quindi ha pure lo specchietto, questo è molto carino. Io semplicemente vado a picchiettare e premere per dare una maggiore coprenza. Comunque devo sfumare sotto il corno perché è troppo scuro per me. Ok, mi dite voi che differenza notate tra l'uno e l'altro. Ok, metà col fondotinta è fatto, andiamo a fare la metà con la cipria. Ora ditemi voi qual è la differenza che notate, cioè io, non, a parte che questa la trovo un po' più rosata del fondotinta, quindi questo lo preferisco per il colore, non noto moltissima differenza, cioè addirittura mi sembra che la cipria sia più opacizzante, più coprente del fondotinta compatto, quindi assolutamente io questo non lo comprerei più, sebbene sia un ottimo prodotto, perché mi sembra uguale a una cipria, quindi preferisco comprare la cipria, perché comunque mi dà un effetto anche un po' più liscio sulla pelle. L'unico problema è che però è troppo scura, quindi non lo so se ricomprerò entrambi effettivamente, però come funzionalità, se questo deve essere un fondotinta quindi più coprente, io sinceramente non vedo questa coprenza ulteriore, assolutamente, sembra un effetto super naturale, però qua comunque il colore lo vedo più mio e qua assolutamente di meno. Adesso vado ad applicare l'eyeliner, questo è molto carino con questo applicatore, però penso finisca subito, quindi semplicemente poggio qua per avere la linea guida, faccio lo stesso dall'altra parte. Poi ed ecco fatto, è molto molto semplice da applicare, davvero semplicissimo, veloce, si asciuga subito, mi piace tantissimo, così come il mascara che mi c'ho da più tempo, che ho voluto testare bene, è buonissimo. Adesso farò prima un occhio e poi un altro, così vedete, io ho le ciglia molto lunghe di mio, quindi comunque su di me qualunque mascara, anche il più scarso sulla faccia della terra, va bene, ma questo io lo trovo proprio molto allungante, molto volumizzante, l'ho regalato anche a alcune mie amiche per Natale, a mia madre, quindi sono tutti trovati benissimo e veramente a me piace un sacco, mi fa le ciglia proprio a cerbiatto, quindi ne faccio prima uno, poi l'altro e vedete la differenza. Guardate,
Cioè, è bellissimo, mi fa... Non la metto nelle ciglia di sotto perché sono quasi lunghe, quasi quanto quelle di sopra, faccio impressione. Però mi fa un effetto allungante, volumizzante, sembra che ho un'altra faccia. Cioè, anche se io dovessi mettere solo un po' di cipro, un burro cacao, un po' di mascara, fa un effetto ciglia finte bellissimo, che per un mascara naturale proprio è troppo troppo bello. Io comunque vedrò di trovarvi anche altre mascara con Bonici, ma questo assolutamente meritava. E adesso vado a fare l'altro occhio perché sembro un'aliena. Ecco, come vedete adesso il mio trucco occhi è perfetto, semplicissimo, il mio solito trucco di sempre, quello per tutti i giorni. Le mie ciglia sono meravigliose. Adesso l'ultimo prodotto che vi faccio vedere, che provo pure per la prima volta, è il rossetto. Il rossetto è il numero 07, quello nude. Ne ho comprato uno che posso mettere tutti i giorni, ma c'era anche un rosso molto acceso, troppo carino. Non ho comprato la matita per le labbra e... comunque vado a vedere come funziona anche senza. Avvicino con lo specchietto. La consistenza è molto morbida. È abbastanza opaco, però non è super matte, ma non è lucido. Devo dire che il colore mi piace proprio tanto. Va bene per tutte le occasioni, specialmente anche per uscire, andare a lavorare, andare all'università, andare a scuola. Oddio, ai miei tempi a scuola non ci ritruccava, però e ogni tanto capitava un giorno più particolare che mi andava di mettere un rossettino. Questo è un colore abbastanza sobrio. È davvero molto molto emolliente. Penso che mi terrà le labbra molto idratate. Vi saprò dire ovviamente sulla durata, perché è la prima volta che lo metto. Ho voluto fare questa anteprima anche senza matita. Devo dire che l'effetto mi piace abbastanza. Adesso per il resto del viso utilizzo i miei trucchi, perché ho finito con Deborah e quindi uso la mia matita per sopracciglia, quella fatta in casa. Vi lascio la ricetta nel box informazioni. Ancora guardate quanta ce n'è, cioè non finirà mai. Quella che ho fatto con il metodo della cannuccio, siamo uno specchio un po' più, ok? Che è veramente bellissima, non mi si smuove per tutto il giorno. Vi consiglio, se spignattate, assolutamente di farla, perché comunque Deborah non faceva una linea per sopracciglia, quindi a prescindere non l'avrei potuta comprare. Quindi vado a riempire i vuoti. Cambiamo specchio, se no non mi vedete. Io sono un po' cieca, come se qualcuno lo sa, io porto gli occhiali e in questo momento non ho le lenti a contatto, quindi devo un attimino avvicinarmi. Penso di essere un'altra persona rispetto all'inizio. E adesso per il resto del viso utilizzo i miei cosmetici normali, perché non ho comprato altro, però insomma è difficile che il fardo, la terra, gli ombretti non siano buoni. Cioè, non mi è mai capitato nella vita di vedere un fardo che non scriva. Però mi sarebbe piaciuto farveli vedere, ma non sono arrivata a comprare pure quelli. Cioè, insomma, ho comprato un po' di prodotti. Era comunque quello che mi premeva farvi vedere, erano le cose più, diciamo, importanti, come il fondotinta, il mascara, il rossetto, le cose che devono assolutamente essere performanti. Quindi io adesso mi fermo qua, metto un altro po' di fard, se no sembro Casper, e va bene. Quindi questo è il risultato finale. L'effetto è proprio di pelle non truccata. Io mi sento molto molto leggera, sento soltanto piante le ciglia, il rossetto, ma sul viso assolutamente sono proprio fresca e libera. Sapete poi che io ho la pelle grassa, quindi odio tutto quello che mi va ad occludere, che mi va a fare sentire troppo appiccicosa, che poi comincio a sudare. Ovviamente è la prima volta che lo provo, ma io già lo sento quando un fondotinta è molto molto idratante, molto pesante. Quindi fondotinta assolutamente promosso, anche per la colorazione. Tra l'altro questa è la 02, quindi ce n'è una pure più chiara, quindi per il fondotinta ci siamo assolutamente. Leggerissimo, buon inci, buon prezzo, buona profumazione, e anche il correttore, un ottimo correttore, però solo se non avete molte imperfezioni, non avete molte occhiaie, perché altrimenti secondo me non vi copre assolutamente niente. Quindi sì, ma
per occhiaie normali tipo le mie, altrimenti vedrò di cercare un correttore con buon inci ancora più coprente, vedrò di farvi un video proprio sui correttori con buon inci, assolutamente, assolutamente promosso, forse al primo posto tra tutte le cose, il mascara è buonissimo, vedete che ciglia che mi ha fatto, mi piace tantissimo, quindi assolutamente promosso, se non sbaglio c'è anche di altri colori, insomma ve lo dirò nella recensione che metterò all'inizio di questo video, quindi assolutamente già lo saprete. Cipria promossa ma colore sbagliatissimo, cioè questo è il colore più chiaro e vedete quanto è più scuro rispetto alla mia carnagione. E io comunque magari in videocamera voi non lo vedete, ma io da questo lato vedo un leggero stacco che qua non vedo, quindi assolutamente non ci siamo. Questo è il colore più chiaro, se siete più chiare di me non va bene per niente, quindi peccato perché comunque è una buona coprenza, ma occhio quindi al colore, mentre fondotinta compatto promosso solo per la colorazione che è molto più chiara, aspettate che ve le metto un attimo a confronto, però non copre di più della cipria, quindi sinceramente l'ho vista una cosa un po' forzata questa distinzione tra i due. Vediamo se, oddio, si è suicidato, ok. Non so se lo vedete in videocamera, in caso vi zoom adesso, ma questa è molto più scura di questa. E quindi assolutamente preferite la cipria, oppure se volete una cipria più chiara, comprate il fondotinta, ma usatelo come se fosse una cipria. E poi, che cos'altro c'era? L'eyeliner. Anche l'eyeliner è ottimo, però diciamo che come tanti altri eyeliner che si possono trovare, però è carino l'applicatore, quindi mi è piaciuto, e anche il rossetto, un buon rossetto, non fa profumo, ha una buona texture, un bel colore, classico rossetto, niente di eccezionale come effetto finale, però ha un buon inci. Questa è la mia opinione sulla nuova linea, diciamo, ecocompatibile con buon inci della Deborah, la linea Formula Pura. Io spero che questo video vi sia stato utile, spero che vi possa aiutare a fare i vostri prossimi acquisti. L'effetto è molto carino, molto naturale, se avete altre linee che volete recensire, altri prodotti, fatemelo sapere, fatemi sapere anche le vostre opinioni, come vi siete trovati con questi prodotti. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!